Ciao amici di Italia Top Games, come promesso, dopo avervi fatto vedere tutta la prima fase iniziale della stagione di Football Manager 2021, qui ancora in fase beta, ricordiamolo, andiamo a vedere il motore grafico della partita. E, così andiamo a giocare questa amichevole tra Chievo e Napoli, amichevole che vidi 2 anni fa a Trento, ero in vacanza lì vicino. E quindi approfittai per andare a vedere il Napoli contro il Chievo, una partita piacevole. C'era Ancelotti in panchina. E allora andiamo a sostituire Mertens che è infortunato, vado a inserire Zielinski. Qui dobbiamo mettere qualche giocatore in panchina. Mettiamo Meret, poi Maximovic, poi Ramani, poi Maquit che è al 75, mi hanno detto di non metterlo in campo per i 75 minuti, non c'è problema. Elmas, Poli, Mario Rui, Di Lorenzo, e poi mettiamo dentro Demme, mettiamo dentro Petagna e basta. Confermiamo la formazione, sì, va bene. 4-2-3-1 larga, ok. Go to match. Termina. Ok. Vediamo un po' la partita. Adesso non so quanto è settata normalmente la velocità. Qui mi danno dei consigli. Sì, facciamolo. Ok. Siamo i favoriti, andiamo fuori, non lasciamoci siano dubbi sul perché. Ok, avanti. 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 Ok. Allora, qui è tutta la questione di come dare le cose. Eccolo qui, la partita può avere inizio. Questa piccola presentazione e via, si va. Allora, va bene, avanti. Qui possiamo decidere le sostituzioni, i ruoli. Qui possiamo scegliere la mentalità e poi anche le tattiche e le sostituzioni, comunicare tutte le statistiche che possiamo vedere, le statistiche della partita. Ok, qui ecco, fasi salienti, lo facciamo azioni importanti, così non ci vediamo tutta la partita, visuale regista, audio sì, replay sì, camera per il replay regista e quindi possiamo cominciare. Ecco Bakayoko che passa a Koulibaly. Col Birim Manolas, Zielinski che gioca a posto di Mertens e niente, non è stata una grande azione. La partita va avanti fino a... Non c'è nessuna azione particolarmente esaltante. Ecco, 14esimo. Recupera la palla Fabian Ruiz. Bakayoko avanza. Goulam dalla fascia sinistra entra in area. Vediamo se crossa. Ecco Zielinski. Zielinski e Bakayoko. Lozano. Niente. La difesa del Chievo spazza. E ci avviciniamo alla metà del primo tempo, 19esimo minuto, non ci sono ancora altre azioni. Attenzione, c'è Ciciretti che passa a Garritano e la palla sfiora la rete perché c'è stato un palo, Ospina immobile, quindi si è rischiati di andare sotto di risultato per il Napoli nei confronti del Chievo. La mezz'ora è passata. Ecco Goulam ancora che passa Insigne, recupera Zielinski, Bakayoko, ancora Goulam che è stato ammonito. Koulibaly, Koulibaly a Manolas. Manolas a Fabian Ruiz. Ancora Goulam sulla sinistra che passa Insigne, ma il Chievo di nuovo riesce a fermare l'attacco del Napoli. Attenzione però Zielinski, Zielinski a Lozano, bella azione. Lozano tira, ma Semper para. E andiamo avanti.
Manolas al centro del campo, passa a Fabian, ancora Bakayoko, Bakayoko Fabian, Ciciretti respinge, Djordjevic si muove, Ciciretti ancora sulla destra, insiste, torna indietro, ecco Pavlev, Palmiero, Di Noia, Obi, il Chievo ha un possesso di palla. Attenzione a Djordjevic, di nuovo palo, che sfortuna il Chievo, meriterebbe il vantaggio, nettamente proprio, non stiamo andando bene, alla fine del primo tempo di intervenire. Allora, Goulam riprende il pallone, Manolas spinge in avanti, ma il Chievo ancora una volta ferma gli attacchi del Napoli. Attenzione però a Fabian, Lozano insiste, si accentra, ecco Insigne ed è gol. Lorenzo Insigne porta in vantaggio il Napoli con una bella azione di Lozano che dà veramente un assist perfetto al capitano del Napoli, e il Napoli è in vantaggio contro il Chievo. Guardate bella azione Lozano, Insigne si smacca bene, il portiere del Chievo non può nulla e il Napoli è in vantaggio. Fuori gioco al limite, ma è gol. E finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio. Qui avete altre, vedete, varie statistiche di vario genere. Andiamo nello spogliatoio. Qui possiamo dare, sono felice della vostra prestazione finora, sì dai, voglio essere positivo. Qui vedete i vari voti che sono stati assegnati ai giocatori, questi sono i migliori ovviamente, e cominciamo il secondo tempo, anche se io vorrei effettuare qualche sostituzione. Prestazione ok, sta giocando bene, prestazione ok. Allora, io farei entrare, c'è Goulam che è ammonito, farei entrare Mario Rui. Allora, da qui non me lo consente di fare, perché avanti, allora andiamo, termina, comincia il secondo tempo. Allora, vediamo se lo posso fare da qui. Sostituzione, sì, Mario Rui. Chievo avanza, occhio a Ciciretti. Ecco, è entrato Mario Rui, facciamo un'altra sostituzione. Bene, lasciamo dentro gli altri. Corner per il Napoli, vediamo. Insigne dalla bandierina. Rigione. Rinvia. Attenzione però, Fabian recupera. Fabian avanza. Si decentra. Bakayoko. Ancora Insigne. Zielinski, Bakayoko. Lozano. Osimhen. Bel tiro. Allora, proviamo a far rientrare il Maquit, che deve recuperare la forma. Eccolo qui, Maquit. Renzetti, Garritano, occhio al Chievo, che tira. E anche questo è stato un tiro pericolosissimo per il Napoli. Ecco qui, entra Maquit, fare 75 minuti, quindi meno di 45 non dovrebbero esserci problemi. Manolas rinvia lungo, ecco Osimhen, Lozano ancora, Lozano a Zielinski, Zielinski a Fabian, ancora Lozano. Maquit scorre sulla fascia destra, fa un bellissimo Insigne, fa un bel tiro, ma sempre c'è sempre. E si rimane sullo 0-1 ancora.
partita avanza. Nessuna azione particolarmente vivace. Ed entriamo nell'ultimo quarto d'ora della partita, vediamo se succede qualcosa. Non succede niente, siamo ormai agli ultimi minuti. Ok, che è successo? Ah, Yami si è infortunato, Lozano, questo non ci voleva, non ci voleva. Facciamo entrare, non ho messo Politano, vabbè, mettiamo Petagna tanto per far finire la partita. E la partita va avanti, ultimi minuti di recupero, eccolo qui, Aquit prende la palla, Zielinski, Petagna, si nota che è grosso, Insigne di testa, ma Seculin c'è, Seculin c'è. Si prospetta una vittoria di misura per il Napoli, se non succede qualcosa negli ultimi secondi. Ecco Fabian, Petagna, Zielinski, Osimhen ancora, Insigne, palo anche per il Napoli. E questo, come dire, giustifica un pochino di più la vittoria del Napoli, questo palo. Ecco Petagna sulla destra, fuori ruolo, attenzione per il suo ruolo, fuori gioco, ma non è il suo ruolo, però Petagna l'ha inserito un po' proprio così. Ultimissimi secondi di gioco, ecco Seculin che rinvia, Aquit prende la palla, Petagna passeggia e finisce qui la partita. Napoli vince 1-0 contro il Chievo, l'amichevole che vedi io mi sembra finito 3-0 per il Napoli, però ci possiamo accontentare, una vittoria fa sempre morale. E poi era la prima volta, mi aspetto di non vi ripetate alcun merito, no dai. Sono felice, sì, è più di quanto mi aspettassi in questa fase del precampionato. Noi siamo positivi, vogliamo andare tranquilli. Eccola qui, questa quindi era la nostra prima partita. Abbiamo visto il nuovo motore grafico che si è particolarmente evoluto rispetto all'anno scorso. E ci rivediamo presto sul canale YouTube di Italia Top Games. Fatemi sapere cosa pensate di questa partita e di Football Manager. Ciao!